Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli tutti del piccolo resto, auguri innanzitutto con tutto il cuore per questo inizio di nuovo anno 2021. Stiamo vivendo questo intenso momento di preghiera, mi hanno riferito che è molto partecipato, ne siamo grati al Signore. Un momento di preghiera, una veglia di preghiera, molto semplice, senza neanche troppe pretese, però ho trovato molto bello che il nuovo anno è entrato proprio mentre c'era la benedizione eucaristica. L'ho capito dai botti, perché mentre si elevava il Santissimo, quale potenza di grazia si sprigiona. Due sono i momenti in cui la benedizione di Dio onnipotente si sprigiona in maniera, direi, sorprendente. Al momento della consacrazione durante la messa, quando viene elevata l'ostia, e tutte le volte che l'adorazione eucaristica si conclude con la benedizione, appunto, l'ostensorio viene innalzato e si benedice il popolo santo di Dio. Ecco, questa potenza di benedizione sentiamo la nostra e sentiamola come un grande conforto. Teniamolo presente, abbiamo iniziato il piccolo resto dalla cappella Domina Nostra in tutte le case dove vi trovate. Abbiamo iniziato questo nuovo anno nella preghiera e lo abbiamo iniziato e proprio entrato mentre io benedicevo col Santissimo Sacramento. Trovo che sia un auspicio molto molto significativo, un auspicio che ci fa ben sperare per affrontare con maggiore impegno e determinazione, col morale più alto, questo 2021 che è appena appena entrato. Noi lo accogliamo dalle mani di Dio, ecco, di Dio Padre. Il tempo è dono di Dio, ma il tempo per noi cristiani non è il cronos, cioè l'insieme dei giorni, dei mesi, degli anni che passano e ci divorano a noi mortali. Ma il tempo è kairos, cioè è veramente un faro di luce che ci riempie. Col tempo noi, passando gli anni, andando avanti nella vita, noi sperimentiamo sempre di più l'amore di Dio e ci prepariamo all'incontro con Lui. E così quest'anno 2021 abbiamo deciso tutti insieme di consacrarlo allo Spirito Santo, la terza persona divina. E per quello che abbiamo pregato poc'anzi la corona, che trovo molto bella, la raccomando a tutti. Abbiamo detto che questo anno 2021 è l'anno che il piccolo resto cattolico consacra allo Spirito Santo. Ci prepareremo perciò in modo del tutto particolare alla festa di Pentecoste, quando indosseremo anche una medaglietta che ci caratterizzerà per un legame specifico con lo Spirito Santo. Naturalmente, miei cari figlioli, i legami con lo Spirito Santo ognuno di noi li contrae anzitutto il giorno del battesimo. Siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi direi soprattutto il giorno della Cresima, che è la Pentecoste personale. Ricevi il dono dello Spirito, ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in dono, si dice il giorno della Cresima. E poi di continuo lo Spirito Santo si effonde su di noi. Ma nei tempi che ci troviamo a vivere, tempi di relativismo etico, morale, spirituale, ecclesiale, tempi nei quali si aprono orizzonti che mettono angoscia, che mettono paura, noi quest'anno 2021 lo consegniamo tutto allo Spirito Santo. Glielo diamo e chiediamo alla terza persona divina che ci accompagni con i suoi santi sette doni. Dobbiamo prepararci a una nuova Pentecoste. Dobbiamo essere gioiosi che i tempi stringano. Non dobbiamo aver paura quando sentiamo dire, per esempio, che l'anticristo è alle porte, che il nuovo ordine mondiale ormai si è costituito, che col vaccino, poniamo, saremo tutti controllati e chi non lo farà e tutte quelle cose lì. Non dobbiamo temere. Questo è il mio appello da padre, da guida. Non abbiate timore, figlioli cari. Vivete nella pace, vivete nella gioia, la nostra vita è nelle mani di Dio, siamo schiavi di Maria, apparteniamo alla Madonna, nessuno potrà farci del male, tutto per noi andrà, anche nei minimi dettagli, secondo quello che Dio e la Santa Vergine hanno stabilito. E allora iniziamo questo anno, l'anno dello Spirito Santo,
ogni 7 del mese lo consacreremo alla preghiera dello Spirito Santo con una famiglia tradotta da ciascuna delle regioni del piccolo resto. E poi anche ogni lunedì, che è il giorno dello Spirito Santo, pregheremo particolarmente, faremo delle catechesi che ci prepareranno a questa speciale consacrazione allo Spirito Santo, perché anche noi, come gli apostoli a Pentecoste, cos'è la nuova Pentecoste, figli cari? C'è stata una prima Pentecoste nel Cenacolo, c'era la Madonna, c'erano gli apostoli, è sceso lo Spirito Santo sotto forma di lingue di fuoco, e questi uomini timorosi sono usciti per annunciare con grande forza il Vangelo. Allora la nuova Pentecoste è un annuncio rinnovato della fede, non lo trovate meraviglioso? La nuova Pentecoste che ci attende con questo anno dello Spirito Santo è un annuncio fresco di Gesù Cristo come unico Salvatore. In questa messa dell'ottava di Natale ci viene proposto quel brano della circoncisione di Gesù, in cui si dice che gli fu messo il nome Yehoshua, cioè Dio salva. Noi siamo quelli che, come gli apostoli della prima Pentecoste, c'erano anche le donne, annunceremo a questo mondo impaurito, smarrito, a questo mondo disorientato dai proclami della falsa chiesa, che come vedete si liquefà sempre di più perché il giudizio di Dio è insindacabile, noi a questo mondo annunceremo con rinnovato slancio, con rinnovata freschezza, con rinnovata gioia, con rinnovato senso di appartenenza a Cristo, con rinnovata freschezza interiore, annunceremo che solo Gesù Cristo salva, che solo in Gesù Cristo c'è salvezza. E allora preghiamolo lo Spirito Santo in quest'anno, e preghiamolo in questo anno 2021 che Dio dispone secondo i suoi disegni, poiché figlio di cari nulla accade che Dio non permetta. Nessun uomo può competere con Dio. Se ne ride chi abita i cieli, non abbiate paura. Semmai preghiamo di più, come ho detto a messa poche ore fa, preghiamo di più, spegnete la TV, non seguite i magazine, non leggete i magazine, non seguite, perché è tutto un mondo di menzogna dove vogliono costruire una paura nella società per realizzare un nuovo ordine mondiale, un governo mondiale con una nuova economia e un great reset. Non dobbiamo avere paura, realizzeranno solo ciò che Dio ha stabilito. Nessuno può competere con Dio. Dio ha l'asso nella manica, hanno fatto i conti senza vostre. E mi sembra che allora noi possiamo avanzare in questo bel cammino che abbiamo dinanzi con la Madonna di cui siamo schiavi e con lo Spirito Santo che invochiamo perché ci assista, perché ci accompagni. E vorrei raccomandare che si mettesse in tutte le case del piccolo resto il quadro dello Spirito Santo, la colomba che c'è nella Basilica di San Pietro. Perché proprio quello? Perché noi siamo cattolici in unione con Papa Benedetto XVI, e vorrei anche che ripetessimo tante volte la formula Veni, Sante Spiritus, Veni per Maria. Figlioli cari del piccolo resto, archiviamo l'anno 2020 che ormai è alle nostre spalle, entriamo dentro i vagiti di questo neonato 2021, invochiamo lo Spirito Santo a cui consacriamo questo anno, e sostenuti dallo sguardo amorevole della Madonna, pieni di gioia, pieni di speranza, pieni di fiducia, pieni di grazia, avanziamo insieme in unione con Papa Benedetto XVI. Chiedo alla Santa Vergine Maria che questa effusione dello Spirito Santo del 2021 scenda su tutto il piccolo resto, piccoli, grandi, uomini, donne, giovani, anziani, bambini, famiglie, e soprattutto sul nostro amato Pontefice, Papa Benedetto XVI, su tutti voi, scenda in questo neonato 2021 la santa benedizione del Signore. Iniziamo tutti insieme questo nuovo anno dedicato allo Spirito Santo, e lo iniziamo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus.